A tutti e vediamo in questo video, la magia voodoo, come funziona. Prima di affrontare il tema, ovviamente metti un like, condividi il video con tutti i tuoi amici, seguimi su tutti i canali YouTube e veniamo al tema. La magia voodoo. Come funziona? Allora, i riti voodoo sono tutta una serie, diciamo così, di pratiche spirituali e religiose che si originano nelle tradizioni africane. Sono praticati in molte parti del mondo, ma sono più diffusi in Haiti, nella Repubblica Dominicana, nella Louisiana, nello stato della Louisiana e in Brasile. I riti voodoo sono basati sulla convinzione che esiste un mondo spirituale, trascendente, abitato da divinità, da esseri senza un supporto psicobiologico, chiamati Loa. Loa, diciamo, è un termine che deriva dal loi, che sarebbe la legge nella lingua francese. I loi sono venerati attraverso rituali, attraverso riti che includono musica, danza, canto e anche in qualche caso sacrifici animali. I riti voodoo possono essere utilizzati per una serie molto ampia di scopi, dalla guarigione per guarire le persone da malattie fisiche e spirituali, e riti di protezione utilizzati per proteggere le persone da pericoli e maledizioni, da benedizioni. I rituali possono essere utilizzati per attirare la fortuna, la prosperità e anche per quella che viene cosiddetta la magia nera, cioè la maledizione, cioè utilizzati per danneggiare o per controllare altre persone. Esistono molti tipi di rituali voodoo, alcuni prevedono ad esempio la possessione. La possessione è un fenomeno tipico delle religioni di matrice Yoruba, di matrice africana. È un fenomeno in cui uno spirito, un loa in questo caso, entra nel corpo umano. La possessione è spesso accompagnata proprio da cambiamenti fisici, come ad esempio un cambiamento di voce, un cambiamento di comportamento. Vi sono anche dei sacrifici animali, no? Gli animali vengono sacrificati alle divinità e spesso sono galli, maiali, tori. Ovviamente questa è una pratica che al giorno d'oggi non dovrebbe essere più utilizzata, secondo me, ma comunque fa parte della tradizione. E se pensiamo, diciamo ad esempio, anche ai rituali cristiani, ci sono sempre stati, purtroppo, dico io, i sacrifici animali. Pensiamo alla Pasqua, no? Quando vengono di fatto sacrificati, tantissimi agnelli. E comunque questo è un discorso molto complesso. Fatto sta che vi sono comunque nel voodoo, vi sono anche riti sacrifici animali. Ovviamente i voodoo, diciamo i loa, vengono attivati attraverso dei simboli che rappresentano i loa e i loro poteri. Alcuni dei simboli, diciamo, più utilizzati, diciamo, nel voodoo sono i vevè. Il vevè è un simbolo sacro che viene utilizzato per evocare i loa. I vevè sono spesso disegnati sul terreno o su un pezzo di carta. Ogni loa ha il suo simbolo. Possono essere anche rappresentati con delle medaglie, possono anche essere rappresentati in varie forme, fondamentalmente. Vi sono varie modalità. Adesso stavo cercando, siccome ho un simbolo, tanto per far vedere un bebè, se lo trovo,
Vediamo un po'. Ad esempio, questo è un vevè, un simbolo. Ovviamente questo non è disegnato su un pezzo di carta, ma è una medaglia. E questo è il vevè di uno dei Loa del Voodoo che si chiama Metcalfe. Metcalfe, che sarebbe anche il signore di mezzanotte, il sole di mezzanotte. E questo, come vedete, o il signore dei crocicchi. Vedete che questo simbolo, diciamo, rappresenta anche un po' un incrocio, se vogliamo. E poi un altro simbolo utilizzato è, ad esempio, la bambola voodoo. La bambola voodoo è un oggetto che viene utilizzato in questo caso per rappresentare una persona. Le bambole voodoo possono essere utilizzate per attirare la fortuna o il malocchio su una persona. Ovviamente diciamo, nei riti voodoo vi sono i sacerdoti. I sacerdoti voodoo sono le persone che conducono i riti, sono responsabili nell'evocazione, diciamo, degli spiriti e nell'eseguire, ad esempio, i sacrifici, nell'interpretare le risposte dei Loa. Diciamo che nella cultura popolare i riti voodoo sono spesso rappresentati in modo negativo, no? Sono spesso associati alla magia nera, alle maledizioni, ai sacrifici. Tuttavia è importante ricordare che invece il voodoo è proprio una vera spiritualità che ha, diciamo, in cui poi si praticano anche cose di questo genere, ma in realtà è una vera e propria religione, se vogliamo. E la magia voodoo, diciamo, è una parte della religione voodoo. La magia voodoo è, come dicevamo, una forma di magia rituale che appunto si basa su questa convinzione che i Loa possono interagire, diciamo, con gli esseri umani. E la magia voodoo funziona proprio creando una connessione tra il mondo fisico e quello spirituale attraverso il rito. I riti sono, diciamo, voodoo, sono progettati per creare un ponte tra questi due mondi, in modo che possano essere evocati i poteri di questi spiriti e utilizzati. Diciamo, si utilizzano quindi, come dicevo, i simboli, i vevè, ad esempio, ma si utilizzano le bambole, ma anche proprio degli incantesimi che sono parole o frasi che vengono utilizzate per delle preghiere vere e proprie, che sono utilizzate per, come possiamo dire, per attirare un loa. Ovviamente, diciamo che ognuno poi è libero, ovviamente, di pensare, di credere, di non credere. Certamente la magia voodoo o la religione voodoo è una pratica molto complessa che può anche affascinare e che ha un significato comunque importante per i suoi seguaci che la vedono come una religione vera e propria. Metti un like, condividi il video con tutti i tuoi amici e ti ricordo che sul canale di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.